Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per l'esordio in full scudetto per l'Inter. Seconda giornata e ancora Inter-Juventus. Cargioni ne ha tre addosso, la palla nello spazio ora, bene per Showinga che può mettere il turbo e entrare ancora Showinga, il tiro in porta, si incespica al momento del tiro. Peccato, una buona azione per l'Inter. Sul pallone Caruso alza il braccio, chiama schema, tutti nell'area piccola, calciatrice della Juventus, parte il pallone di Caruso, smanaccia Durante, poi arriva la rete della Juventus con Sembra, tutti dentro l'area piccola, calciatrice della Juventus, non tocca Durante, il colpo di testa di Togersen è corto. Da segnalare però un tocco di braccio abbastanza evidente. Miyashi, Merlo, calcio direttamente in porta Merlo, palla non di troppo sopra la traversa. Ancora Bonansea, si mina il panico, attenzione, calcio in porta, grande risposta di Durante. Tutto troppo facile però per Barbara Bonansea in questo caso. Porta palla col destro, uno contro uno, punta, attenzione, gioco di gambe, si prende il fondo, Birsen, il tiro in porta, controlla Durante, parte centrale, tiro di Birsen. Cargiuni, il cross in mezzo, la testa di Alborghetti, palla che rimane di Togersen, grandissima parata di Pero Magnan. Occasionissima Inter quando siamo allo scadere di questo primo tempo. Si avventa sul pallone Gunnarsdottir, di tacco per Saragama che va subito al cross a cercare Nistrom, trova invece Birsten. Juventus vicinissima al raddoppio, palla che sfiora il palo, parte Caruso col destro, colpo di testa in anticipo ancora una volta di Gunnarsdottir. E Juventus che trova il raddoppio quando siamo al 69esimo. Sembra, lascia scorrere, si avventa sul pallone Showinga, il trovo di rigore, ancora Tabita, d'esterno, Showinga! Riapre il match! Tabita Showinga! E adesso sono ultimi minuti da vivere intensamente questi. L'area aperta, Tabita Showinga. Van der Gracht. Sbaglia il tocco Van der Gracht, favorisce l'intervento di Girelli che può entrare dentro la rigore. Ancora Girelli, converge verso il centro, il tacco per Bonansea che calcia in porta. La Juventus trova il 3-1 con Barbara Bonansea. Inter sfortunata oggi, il tocco di mano sul primo gol di Sembrant e poi questa rete che pare evidentemente viziata da un fuorigioco, e l'arbitro dice che basta così, finisce 3-1 in favore della Juventus.